Siamo tornati di nuovo insieme a Videotop. Ancora una volta si parla di musical, la nostra partnership con Musical Award. Attenzione, perché questa settimana protagonisti sono gli spettacoli off, la categoria degli spettacoli off. E come sempre, tre finalisti. Voi potete votare fino al prossimo 20 novembre direttamente online. Il primo spettacolo è Fantasmi a Roma, una favola musicale. Vede in scena un brillante cast formato da 30 artisti che comprende alcuni tra i più completi attori cantanti del panorama teatrale musicale italiano. E un'orchestra dal vivo, guidati da un narratore d'eccezione, Giampiero Ingrassia, e diretti dalla regia di Fabrizio Angelini. Assolutamente son fantasmi, sono sicuramente tutti intorno a noi, assolutamente sono dei fantasmi. Tu, che un giorno mi scegliesti, tu, che un giorno mi perdesti, la mano che ora trema non vorresti. Ciao amore, ciao, Tenco e Dalila tra musica e amore. Luca Notari e Stefania Frate Pietro, con la partecipazione in voce di Veronica Pinelli. 1967, due vite legate da una canzone e forse da qualcosa di più. L'ultimo anno di vita di Luigi Tenco, il rapporto con Dalila, le case discografiche e il pubblico italiano, inconsapevole e colpevole della morte del grande cantautore italiano, strappato troppo presto all'amore e alla musica. Ciao amore, ciao amore, ciao. Valjean, un musical liberamente ispirato alle Misérables di Victor Hugo, che racconta la storia di Jean Valjean dal suo punto di vista. Cantato e suonato con pianoforte dal vivo, uno spettacolo interamente made in Italy, diretto da Fulvio Crivello. Fantine, ti sono bastate le coperte che ti ho dato ieri? Te ne servono altre? Voi siete troppo buono, Monsieur Madeleine. Sogno l'amore e non so cos'è, è come un giorno di festa, tutto canta per me. Dimmi che male c'è. Un'ultima domanda, Valjean. Da non perdere questo appuntamento con il Musical Award e soprattutto da votare direttamente online fino al prossimo 20 novembre.